Nell'84 ha vinto il Pritzker Prize, considerato il Nobel dell'architettura. Richard Mayer ha visitato a Bergamo il cantiere dell'edificio che ha progettato per Italcementi. Vediamolo in anteprima. Mentre nel grande cantiere i lavori procedono, Richard Mayer, star dell'architettura mondiale, ha fatto un sopralluogo nel nuovo centro di ricerca del gruppo Italcementi, da lui progettato. L'imponente edificio, che sarà ultimato fra 6 mesi, è un gioiello dell'architettura ecosostenibile alle porte di Bergamo. Un polo scientifico in cui lavoreranno 150 persone. Per questo progetto abbiamo utilizzato pannelli fotovoltaici, pozzi geotermici, vetrate ad alta performance e altre tecnologie. Il risultato è uno degli edifici, a mio parere, più sostenibili al mondo. Nato 77 anni fa nel New Jersey, Mayer è anche l'autore del Museo dell'Arapacis di Roma. Soddisfatto e sorridente, prima di lasciare il cantiere, l'architetto americano ha voluto firmare la sua creazione.